Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore aggiunto Alessandro Milita della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Buonasera procuratore, come Buonasera sta? dottoressa, molto bene, grazie. Grazie La per trovo in l'invito. splendida forma, non ci vediamo da un sacco di tempo, esattamente da 2 anni mi pare. Mi sembra fosse giugno 2017, mi E sembra. ci ritroviamo insomma cresciuti, ecco, e volevo dirle, 2 anni fa io la presentai ai nostri telespettatori e dicevo che lei non era casertano, non era napoletano, era romano. Sì, È vero continua a così? esserlo, sì. E continua a esserlo, Come proveniente nascita, dalla ovviamente. DDA di Napoli, Sì. dove è stato giudicato, definito punta di diamante della DDA. Se lo ricorda, lo dicemmo l'altra volta, lo ripetiamo per rinfrescare la memoria dei nostri telespettatori. Grazie. Ecco, di carattere riservato, dobbiamo dire, ha migliorato o sempre riservato? Tendenzialmente si migliora nella vita. Ecco, quindi ha migliorato e io comunque la ringrazio per, diciamo, perché la persona che è riservata non ama molto le interviste, però lei me l'ha concessa e io in anticipo la ringrazio. Allora, ricostituendo un po' il suo curriculum, diciamo che a lei si devono indagini importantissime, lo dicevamo l'altra volta, rinfreschiamo un po' la memoria, sui rapporti tra imprenditori, criminalità organizzata, soprattutto il clan dei Casalesi. È stato PM nel processo Cosentino, si è occupato perfino dello spinoso caso della compravendita dei parlamentari all'epoca di Berlusconi, è stato PM della DDA nel processo Resit, che prende il nome dalla discarica delle ecomafie di Giugliano, e lei inflisse 280 anni per 29 colpevoli nel Chiese 2016, vero? la condanna. Chiese la condanna, Sì, però insomma furono un bel comminate numero. molte condanne, non ricordo adesso E fu quanti fatta fossero gli anni. giustizia su questo Sì. disastro ambientale che, come dice il procuratore capo Maria Antonietta Troncone, che è bravissima e io la saluto affettuosamente, dice sempre per fare un danno all'ambiente piccolo si fa subito, ma per recuperarlo ci vogliono tanti anni, tanti, tanti anni e tanti sacrifici. Esattamente così, sì. È giusto. Signor Procuratore, lei prima si occupava di ambiente, oggi si occupa invece di fasce deboli e di reati predatori. È giusto così? Sì, diciamo che avendo avuto un ruolo e competenze con la direzione dei settori antimafia di Napoli, ho lavorato anche, non soltanto, anche nel settore del contrasto al crimine ambientale, tendenzialmente gestito da associazioni mafiose. Poi quando sono divenuto aggiunto alla Santa Maria Capua Vetere, adesso in questo momento coordino sezioni di criminalità predatoria stupefacente, anche particolarmente rilevante, la sezione reati contro la famiglia, cosiddette fasce deboli, in gergo Le così donne, le considerate. povere Cioè, donne, le povere violenza di donne. genere, violenza domestica, diciamo, sono tra i principali Sono tutti. contrasti che noi attuiamo a Santa Maria Capua Vetere, grazie soprattutto, e lo voglio sottolineare, al contributo, oltre che del procuratore ovviamente, ma anche di quattro validissimi sostituti procuratori, oltre che di altri colleghi che si sono avvicendati e contribuiscono nelle indagini per questa tipologia di reati che sono estremamente importanti, il cui contrasto è decisivo. E reati importanti, ma quotidiani, reati proprio del giorno d'oggi, di ogni ora si può dire. Io ho sempre seguito le fasce deboli alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che seguo da 11 anni, e ricordo delle belle interviste a Giovanni Cilenti, il procuratore, e anche a Antonella Cantiello, Sì, la povera Antonella, sì. che abbiamo perso di recente, e con la quale organizzavo i concerti della Procura. Lei non c'era ancora qui, ma c'era diciamo, un fine ogni anno, un bilancio della Procura, e si festeggiava, si celebrava con questo concerto. Concerto di Natale. Concerto di Natale, che lei ha No, partecipato? mai. Mai, ma era un'istituzione, Sì, diciamo, lo ricordo. a quel tempo. Allora, signor Procuratore, incominciamo con i femminicidi. I femminicidi non terminano, ci sono delle ondate pazzesche, si fermina un poco qualche giorno e poi si ricomincia da capo. E si tratta di uomini malati, uomini che non accettano che il rapporto sia finito e ne danno la colpa alla donna, considerano la donna un oggetto, non una persona. Anticamente si diceva ius rem.
rem, io lo ripeto sempre, ius rem sibia bendi, il diritto di avere la cosa per sé, quindi è proprio un possesso morboso, e quindi si incolpa la donna, si uccide la donna, se si può anche i figli. Ecco, comunque i figli sono vittime, anche vittime collaterali quando sì. assistono a questi femminicidi. Sì, questo è, diciamo, il femminicidio fortunatamente è una... è la punta di un iceberg, nel senso che non tutte ovviamente le condotte violente, aggressive, minacciose, realizzate, consumate prevalentemente o quasi esclusivamente dagli uomini ai danni delle donne, che siano conviventi oppure siano mogli oppure siano semplicemente delle compagne o persone che abbiano una relazione con altri uomini, tendenzialmente queste sono, appunto, come ho detto, la punta dell'iceberg, però purtroppo, e questa è una cosa importante che bisogna sottolineare, sono delle tendenze, queste tipologie di comportamenti hanno una tendenza a aggravarsi nel tempo, quindi accade sovente che ci sia una spirale di violenza, inizia con condotte minacciose, giunge ad essere aggressiva attraverso condotte lesive. Sempre più si crea un isolamento rispetto alla vittima, nel tentativo di privarne completamente le possibilità difensive, anche attraverso il richiamo alla solidarietà di parenti, amici o semplicemente anche estranei che possono venire a contatto. E progressivamente vi è sempre una maggior tendenza da parte dei sopraffattori, che sono chiaramente gli uomini, proprio in una logica di controllo e impossessamento totale della persona, a manifestare sempre più forme di violenza pesanti. E da dove questo ciclo chiaramente assolutamente assurdo non venga fermato, si può giungere anche al femminicidio, che, ripeto, è una punta dell'iceberg. È importantissimo comprendere questo, e comprendere che questo è un percorso perverso, e soprattutto tutte le vittime, le persone che spesso accade considerino quasi normali questi comportamenti, anche perché vengono somministrati, usiamo questo termine, somministrati nel tempo, e quindi progressivamente percepiti quasi come normali, appunto creando una sorta di assuefazione progressiva, e quindi spesso le vittime non si rendono conto dei rischi che corrono, non si rendono conto, sottovalutando enormemente il pericolo. È importante, io sono qui oggi soprattutto per cercare, sperando che abbia diffusione questa mia esternazione, soprattutto per cercare di far capire a tutti che raramente, quasi mai, una persona violenta, anche quando chiede perdono e ottiene perdono, comportamento classico da parte degli uomini, modificherà realmente il suo comportamento. Quando si crea questa spirale, difficilmente questa spirale viene ad arrestarsi naturalmente. Purtroppo è necessario un fatto traumatico, tra virgolette, un fatto decisivo da parte necessariamente della vittima, che ponga fine alla spirale e consenta quindi di liberarsi definitivamente da questo gioco perverso, nel senso, veramente una sorta di carcere progressivo con cui la donna finisce per finire, sostanzialmente per non poter più poi avere chance di liberazione. È proprio, certo, una sorta di prigionia. Lei come progressiva. Inviterebbe le donne a denunciare, perché oggi ci sono tante cose per le donne, nuove norme che, per la difesa, c'è il codice rosso del ministro Bonafede della giustizia, sì, diciamo che è un percorso facilitativo, più breve, ma la donna cerca sempre di salvare la famiglia, di salvare i figli, e stenta sempre a denunciare. Guardi, il paradosso è che in realtà le volte in cui, laddove ci siano figli ovviamente, perché in molti casi non sono presenti figli, ma una delle ragioni principali che muove la donna a denunciare o a chiedere protezione oppure tutela da parte, non necessariamente della procura oppure di organi di polizia giudiziaria, perché non è necessariamente il comportamento non è necessariamente suscettibile di essere arrestato attraverso queste condotte di denuncia. È certo auspicabile che vi siano, ma diciamo ci sono anche comportamenti che le persone possono tenere a prescindere da ciò, in fase molto, molto antecedente. Una delle ragioni principali per cui le donne, diciamo, si liberano autonomamente
da questa pressione, da questa pressione, questa spirale è quella dei figli, nel momento in cui comprendono che il benessere dei figli è messo seriamente in pericolo proprio dal comportamento del partner, in quel caso riescono a trovare la forza di liberarsene proprio nell'interesse dei figli, quando comprendono che in realtà il rapporto familiare o comunque affettivo sta contaminando e mettendo in serio pericolo sulla la salute non solo fisica ma soprattutto quella psichica dei bambini. Questo è l'elemento che spesso consente alle donne di comprendere pienamente il pericolo che sta correndo la donna, ma in realtà per proteggere i figli, perché noi sappiamo sempre che chiaramente la donna ha questa eccezionale capacità protettiva rispetto ai figli e confonde purtroppo talvolta la necessità di proteggere i figli garantendogli comunque un padre a tutti i costi o comunque una figura maschile a tutti i costi e pretermettendo quella che è l'esigenza di incolumità, di salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica propria. La donna antepone sempre i figli a se stessa e quindi spesso fa questo errore di pensare per il bene dei figli di sopportare. Questo è un errore, io una cosa che devo necessariamente dire, soprattutto per le giovani leve, perché chiaramente è il futuro dei giovani, quindi è fondamentale spiegare a tutti che l'elemento fondamentale che porta tutto ciò però è sempre la dipendenza economica. Certo. Quindi la dipendenza economica è veramente lo strumento che consente alla figura predominante economicamente, ancora tendenzialmente l'uomo, di poter mantenere un atteggiamento di sopraffazione. Questo è l'unico modo è che la donna, nell'interesse dei figli soprattutto, non nel proprio interesse, ma nell'interesse dei figli, cerchi sempre, prima, durante e dopo, quando mantiene un rapporto con un'altra persona e procrei, di mantenere sempre e considerare sempre necessario, assolutamente fondamentale, mantenere e avere una propria indipendenza economica. Certo. Questo è proprio alla base, quindi è sbagliatissimo il comportamento di chi rinuncia, donna, tendenzialmente, a favore della prole, alla propria indipendenza economica. Certo. Questo è un'altra cosa che la donna spesso fa da un certo punto di vista, nel giusto pensiero di poter essere una migliore mamma essendo più presente con i figli, di rinunciare totalmente alla propria indipendenza economica. Questo è un pericolo enorme, sì, perché chiaramente facendo così ti metti nei fatti nelle mani di quello che sarà colui che ha dispone delle risorse economiche. Dobbiamo avvisare anche le donne? Mai, soprattutto i giovani, devo sempre pensare, qualsiasi sia la loro volontà di mettere su famiglia, di mettere su figli, di riuscire a far nascere anche una famiglia numerosissima, devono sempre assolutamente pensare come decisivo e essenziale per loro stessi e per i figli stessi di mantenere una indipendenza economica. Questa è la dipendenza economica in uno col mantenimento di sane relazioni esterne rispetto alla famiglia, che quindi consente di avere una protezione ambientale più ampia. Questo è il deterrente e la cautela essenziale, decisiva, diciamo è decisivo, quindi questo è proprio fondamentale. Beh, soprattutto sempre temere o comunque vedere con sospetto un uomo che tenda a avere un modello di donna diverso da questo. Certamente. Signor Procuratore, c'è stata una sentenza che ha fatto molto discutere in questo ultimo periodo, sì, sia all'opinione pubblica, sia alle associazioni di donne, quell'uomo che ha strangolato la moglie a mani nude, in primo grado ha avuto l'ergastolo, poi il rito abbreviato, siamo scesi a 30 e dopo 30 siamo scesi a 16, perché sì, sono state riconosciute le attenuanti, ma quali sono queste attenuanti? Io vorrei sapere, un uomo strangola la moglie, quali attenuanti può avere? Dice che aveva la tempesta emotiva,
sempre in latino, si diceva ira brevis furor, cioè in quel momento di follia ha ammazzato la moglie. Ma quali sono le attenuanti? Pare che siano il fatto che lui ha riconosciuto, lui è reo confesso, e poi avrebbe pensato subito alla figlia, a risarcire la figlia, come se si potesse risarcire poi una mamma, insomma, alla propria figlia. E queste sono le attenuanti. Un altro, un equadoregno, lo stesso, ha ammazzato la moglie, e siamo arrivati a 16 anni perché dice che lui era stato ingannato, l'uomo aveva pregato la moglie di non tradirlo più, la moglie aveva detto sì, va bene, non ti tradirò più, lei non ha mantenuto la promessa e l'ha ammazzato. Come siamo arrivati a 16 anni? Si dice così, la magistratura inquirente ha fatto dei passi in avanti, ma quella giudicante? Allora, innanzitutto, rispondiamo. Innanzitutto è necessario conoscere sempre bene i casi prima di poter esprimere un giudizio, ed è sufficiente talora leggere le sentenze bene. No, questa è la premessa. Poi bisogna conoscere necessariamente anche un po' di tecnicismo giudiziario. Sì. Perché, faccio un esempio, quando si chiede giudizio abbreviato, si ottiene un giudizio abbreviato, c'è una previsione prevista dalla legge di uno sconto secco di pena, e nel caso in cui sia suscettibile di condanna la persona con ergastolo e isolamento, con il giudizio abbreviato questo ergastolo con isolamento si trasforma in ergastolo. Viceversa, se viene applicata un'attenuante generica anche equivalente alle aggravanti, purtroppo sono tecnico, però è inevitabile dire queste cose perché sennò non si comprende, a questo punto la pena è inevitabilmente ridotta di un terzo, non sarà quella dell'ergastolo, ma sarà una pena ridotta inferiore, che tendenzialmente giungerà a pene più basse, decisamente più basse rispetto all'ergastolo, quindi fino anche a 16 anni, 18 anni, chiaramente. Quindi è una questione tecnica, giuridica. Dunque, nei casi concreti, poi bisogna verificare se la persona è meritevole di avere la concessione delle attenuanti generiche, eventualmente equivalenti alle aggravanti. Allora, nel caso, leggendo la sentenza del caso che ha citato, in particolare dell'uomo che ha strangolato quella donna, il caso era particolare, nel senso che si aveva una confessione immediata da parte di una persona, si aveva un tentativo di suicidio che, da parte dello stesso, poi peraltro replicato anche in carcere, e si aveva quindi delle condotte che, insieme apparentemente, sempre leggendo la sentenza, alla peculiarità del contesto in cui è avvenuto l'omicidio, avrebbero consentito al giudice di ritenere applicabili generiche, le attenuanti generiche, equivalenti. Ora è chiaro che al di là della tentativa di risarcimento del danno, eccetera, altri comportamenti, è chiaro che qui c'è una questione di campo. Io sono tendenzialmente molto rigido su queste cose, molto rigoroso, e quindi ho una mia opinione, che è un non po' legata... Dice. Sì, gliela posso dire tranquillamente. È molto legata alla comprensione delle dinamiche tipiche di questi comportamenti. Allora, normalmente, tranne i casi particolari di premeditazione del delitto, in cui viene annunciato e anche programmato da parte dell'uomo, tendenzialmente sempre, l'uccisione della donna laddove lo tradisco, oppure lo lasci, in questi casi si ha una premeditazione, quindi chiaramente vi è un'organizzazione, quindi sostanzialmente la persona agisce con un frigido e pacatoque animo, come si dice, quindi cioè con freddezza. In questi casi chiaramente non vi è una peculiare emozione da parte della persona nel momento in cui uccide, ma è pianificato, però la gran parte dei femminicidi si realizzano proprio in un momento di ira cieca da parte della persona che uccide
in quei contesti che potremmo dire di tempesta emotiva, cioè sono tutte così praticamente. Quindi alla fine definire il tempesta emotiva, tra virgolette, come è stato definito sinteticamente, un omicidio, un femminicidio non premeditato, non vuol dire altro che descrivere la fattispecie, cioè nel senso sostanzialmente tutti quanti i femminicidi o sono premeditati o sono consumati in un momento di ira totale, anche perché consideri che, questo è un dato fondamentale da capire, che l'assassino, salvo che non abbia premeditato l'omicidio e quindi anche ragionato su, preventivamente su come non essere catturato e quindi non essere sostanzialmente suscettibile di una sentenza di condanna, quindi pianificando prima, ad esempio facendo scomparire il corpo, oppure ipotizzando un alibi pregresso, facendo in modo che possa non essere scoperto della responsabilità, in quasi tutti i casi in cui agisce appunto in un momento di ira, che peraltro è conseguente, come ho detto prima, a una spirale violenta progressiva, quindi in realtà è prevedibile sostanzialmente, in questi casi la persona distrugge la propria vita. Cioè l'assassino, è la cosa fondamentale che bisogna comprendere, che distrugge una vita, distrugge tendenzialmente la vita anche dei figli, anche laddove non li uccida, ma perché i figli saranno distrutti dal punto di vista psicologico, e distrugge la propria vita, perché affronterà inevitabilmente il carcere, sarà un carcere a vita, sarà un carcere di 18 anni, 16 anni, 20 anni, a seconda delle pene che verranno comminate, a seconda se sceglierà la giustizia abbreviata o meno, a seconda della gravità del fatto, a seconda di tante cose, però comunque la sua vita sarà distrutta in ogni caso. Quindi è uno dei pochi casi questi di omicidio in cui la persona che uccide si rende conto, anche se poi in un frangente di momento, di agire distruggendo una vita e la propria. Questo è un fatto che fa comprendere la perversione di questo tipo di comportamento, perché difficilmente un criminale, quasi tutte le fattispecie criminali, difficilmente un criminale ha chiarezza nel momento in cui delinque del fatto che la sua vita finirà tendenzialmente proprio in relazione a quello che è il suo gesto. Sì. Questo è una cosa che dovrebbe far comprendere anche come questa dinamica violenta sia talmente incontrollabile anche da parte del soggetto che agisce con violenza, talmente incontrollabile da andare contro se stesso, non solo contro gli altri, e quindi far comprendere come proprio questi meccanismi possesso estremi siano meccanismi autodistruttivi oltre che distruttivi. E questa è una delle cose che, al di là del fatto che, e qui esprimo il mio pensiero è che io accominerei pene massime per tutti quanti questi casi, perché sostanzialmente hanno voluto distruggere la loro vita, e quindi è quasi sostanzialmente quello che hanno cercato, il carcere, anche ponendosi dal punto di vista esclusivo dell'autore, non solo della vittima. Sì. Se si pone dal punto di vista della vittima è evidente che nessuno sosterrebbe o comunque comprenderebbe mai una sanzione diversa da quello del massima possibile, ma anche dal punto di vista dell'autore, perché l'autore in realtà non ha fatto che altro che cercare il proprio annientamento. E quindi sostanzialmente questo, al di là della ricostruzione fenomenica della dinamica criminale, che comporterebbe un massimo della pena in ogni caso, ma dovrebbe far riflettere, questa è la cosa più importante, sulla necessità di far capire bene all'uomo in particolare i valori fondamentali e cercare di rimuovere quelli che sono evidentemente degli istinti ancestrali, degli istinti primitivi, che fanno parte dell'indole umana e dell'istinto animale umano, e cercare di rimuovere attraverso un'opera di martellamento, veramente di martellamento attraverso tutte le potenzialità mediatiche possibili, per cercare di sradicare veramente, totalmente, la considerazione e la brama di possesso dell'uomo nei confronti e ai danni delle persone deboli. Deboli fisicamente, deboli, che è una cosa fondamentalmente che non viene fatta adeguatamente in Italia.
perché in Italia non vi è una capacità di stigmatizzare tutte le condotte che trasformano le persone in oggetto. Ma non solo parlo soltanto delle donne, proprio è una condotta, è un comportamento diffuso, diffuso perché non è concepibile la trasformazione proprio delle persone in oggetto, possono essere dei lavoratori, possono essere dei dipendenti, maschi o femmine che siano, in posizioni deboli, possono essere dei minori. Non può essere concepito tutto questo. Io facevo un piccolo esempio un'altra volta, che a me ha dato molto fastidio, ad esempio. Che apparentemente non c'entra nulla, però andai in una mostra di un'esibizione di motociclette qualche tempo fa ed era molto gremita, uomini e donne nella platea, e vi erano per quasi ogni motocicletta delle donne seminude su queste motociclette. Allora, la cosa che mi ha sconvolto, perché comprendo che possa essere ovviamente c'è un interesse patrimoniale, economico, che porta le persone a scegliere di fare di Mostra di quel apparire il proprio genere. corpo, far apparire il proprio corpo Certo. mettendola in mostra a una platea impressionante di persone. Ma la cosa che mi ha sconvolto più di tutti è che mi sono reso conto, guardando attorno, che solo a me dava fastidio, apparentemente solo io ero infastidito da questa cosa. E mi sono sorpreso in particolare come le donne in altri tempi, negli anni Ottanta, avrebbero inscenato una manifestazione pazzesca di fronte a questa mostra, proprio considerando inaccettabile l'esposizione del Mostrare. corpo e quindi la trasformazione della donna come oggetto. Invece vi era un'assuefazione totale, cioè era considerato normale tutto questo. Perciò bisognerebbe E andare quindi nelle scuole, fare quando prevenzione, si incominciare arriva a da una prima. situazione in cui si considera normale Perché non c'è tutto questo cultura. vuol dire che si sta facendo esattamente l'opposto di quello che si dovrebbe fare, cioè dimostrare come certi comportamenti non siano accettabili, siano anomali. Certo. Ora, io non credo di essere un bacchettone, spero di non esserlo, nel senso non ho le caratteristiche di esserlo, però Ma così è, ma così è. non credo di affermare e esprimere un principio da bacchettone in questo modo, però veramente è una cosa insopportabile. Eh certo. Insopportabile perché poi si trasforma chiaramente In la donna normalità, nel sì. particolare in oggetto, si dà Certo. per normale tutto questo e poi ne seguono tante conseguenze. Che sono praticamente fanno parte della realtà quotidiana. Io a volte veramente Uno qualcuno mi ha rimane. definito un femminista degli anni Ottanta, mi sono rimasto No, e uno colpito da questa rimane. cosa, però È no così. E uno rimane francamente basito di fronte a queste a me cose. dà molto Sì, fastidio. però. E beh, io credo che di essere nel giusto nel percepire questo fastidio. Tutto quello che dice andrebbe vissuto da piccoli, cioè andando nelle Certo. scuole, rispettando i maschietti già da piccoli, le femminucce. Non c'è rispetto per l'essere umano già da uomo-uomo, donna-donna. Sì, ma questo deve Immaginarsi venire. uomo-donna. È Tutto mai questo deve possibile che una venire. donna venga stuprata solo perché, aspetta, c'è stato quel caso a Napoli, alla Vesuviana di Napoli, Beh, stuprata da questo è un un gruppo? caso eccezionalmente grave, sì. E lei, la ragazza, ha detto: questo capiterà sempre fino a quando la donna sarà considerata un oggetto e non una persona. Certo, è chiaro che bisogna fare un'operazione, diciamo, Di pulizia proprio, di costante dall'inizio. da quando si è piccoli. I bambini, poi i ragazzi, sono chiaramente percettivi e capiscono subito tutto al volo. Quindi Brava. il problema principalmente è delle È persone la scuola, dalla adulte, scuola, da piccole bisogna. delle persone adulte, e vi è qui, lo dico apertamente, una grande responsabilità, tra Dei virgolette, genitori. in particolare delle donne. Farò un discorso impopolare. Però, come ad esempio mi sono stupito che davanti a quella mostra non ci fosse nessuna donna che dimostrasse contrarietà rispetto a ciò che accadeva, come diciamo, mi è quasi dispiaciuto che non ci fosse una manifestazione che andasse a dimostrare come quello che accadeva Corretto. non era accettabile sostanzialmente, quindi E lei basterebbe come ha fatto? poco. Lei ha fatto, ha guardato e si è Il problema andata. serio, il problema no, sono rimasto diciamo, turbato, Basito, tra è virgolette, certo. ma al di là di questo, perché probabilmente potrei essere considerato strano io in questo contesto, quindi No, non c'entra. prendo in esame questo dato, però la cosa veramente sul quale diciamo, mi soffermo brevemente, allora non c'è dubbio che le donne sono superiori all'uomo, che io lo dico apertamente, perché fisicamente e psicologicamente, Ha detto un suo collega che siamo più No, no, sono attente, fisicamente superiori siamo all'uomo, più sono attente. fisicamente superiori all'uomo anche se apparentemente meno forti, ragione per la quale vengono sopraffatte fisicamente, sono superiori all'uomo perché chiaramente la donna è realizzata da madre natura per fare 10 figli in una grotta, come accadeva nell'epoca degli uomini primitivi.
l'uomo chiaramente all'epoca faceva soltanto un po' il cacciatore, non era quindi strutturato fisicamente allo stesso modo, e quindi è una superiorità fisica che è rimasta sostanzialmente presente. Siete anche di più numericamente, e quindi laddove vi coalizzaste teoricamente avreste il potere economico, politico e di tutto il tipo e sociale, quindi in realtà dovreste dominare, e quindi in realtà probabilmente è posto proprio la maggior forza, la maggior capacità, la maggior profondità. Insomma, nessuno può negare che l'uomo è sicuramente più superficiale della donna, posto che siete di più numericamente, vivete anche di più, secondo i miei calcoli, che è coerente con quella che è la maggior forza fisica che avete, teoria dovreste dominare il mondo. E quindi probabilmente... In teoria. Sì, no, ma in teoria anche in pratica. Facciamo questa fine, ci ammazzano, solo perché diciamo no, non ti vogliamo più. Così è. Però se è vero... Perché se gli è vero che sono prepotenti. Dottoressa, io non ti voglio più. Se è vero che il costume viene modificato dalle persone, e se è vero che voi siete di più... Sì. E se è vero che ci sarà anche qualche uomo che la pensa come me, teoricamente, quindi dovreste attingere anche da una parte del sesso maschile, no? Allora è chiaro che alcuni valori sono suscettibili di essere diffusi agevolmente. Certo. Quindi è agevolmente suscettibile di diffuso in ambiente scolastico, familiare, in ambiente lavorativo, in qualsiasi tipo di ambiente, il principio per cui sostanzialmente, per dire, sintetico, la donna non si tocca neanche con un fiore. Ecco. Che ci vuole? Non è difficile, no? Sembrerebbe agevole. Dovrebbe l'uomo semplicemente accettare uno status, una questione. No, questo è non deve accettare niente l'uomo. Diverrebbe fisiologico tutto questo. E quindi le faccio un esempio. Allora, facciamo conto che lei vede per strada una donna che si copre un livido, no? Oppure facciamo conto che in ospedale si presenta una donna che ha subito violenza fisica. Ok, allora se c'è una solidarietà diffusa da parte dell'ambiente, questo evento verrebbe preso in considerazione immediatamente come evento da attenzionare. E quindi si creerebbe una solidarietà sociale, ancorché al di là della denuncia, una solidarietà sociale volta all'isolamento dell'autore. Se invece si verifica il contrario, cioè l'isolamento avviene da parte della società alla vittima e non all'autore, è chiaro che l'autore viene rafforzato. Quindi, nella realtà, oggettivamente, laddove le persone solidarizzassero un po' di più, tutto questo non esisterebbe. Non esisterebbe neppure il concetto che all'interno di un condominio due persone litigano o ferocemente si sentono i rumori, si possa... in teoria farsi gli affari propri non esisterebbe, certamente, giusto? Ma adesso praticamente... non c'è solidarietà, certo, ma in realtà dipende, adesso c'è l'omertà. Siccome ho parlato troppo bene delle donne, diciamo tendenzialmente questa potenzialità è agevole da ottenere, si tratta soltanto di una maggior presa di consapevolezza, certo, dei pericoli che vi sono a mostrarsi accondiscendente rispetto a una realtà che è una realtà primitiva. Certo. Paradossalmente noi negli ultimi anni abbiamo avuto un peggioramento, perché negli anni 80, ripeto, io ero giovane e quindi me li ricordo parzialmente, negli anni 80 vi era una sensibilità notevole in un ambiente che era molto più maschilista rispetto a quello che è l'attuale, in una situazione in cui le donne certamente non lavoravano e non avevano neppure possibilità di giungere a posti di comando, ma vi era una sensibilità da parte dell'universo femminile e inevitabilmente anche quello maschile, perché si doveva fare i conti con questo universo, decisamente superiore. E quindi, viceversa, adesso si è avuto un peggioramento, perché ormai sono state quasi sdoganate comportamenti che potevano essere assimilabili alla prostituzione 30 anni fa, e questi comportamenti assimilabili alla prostituzione in qualsiasi tessuto diciamo sociale e in particolare in quello familiare sarebbero stati assolutamente non concepiti come possibili. Quindi, ad esempio, noi abbiamo una realtà in cui vi sono comportamenti di paraprostituzione che
negli anni '80 non sarebbero stati mai concepiti come possibili e soprattutto come normali. Procuratore, quello che lei sta dicendo è tutto ciò che noi vediamo di negativo al giorno d'oggi. Abbiamo detto che bisognerebbe cominciare dai piccolini al rispetto per la donna. Circa il fatto di non partecipazione, ci vorrebbe più solidarietà. C'è stato quel bambino che è stato ammazzato di botte dal compagno della mamma. Tutti hanno sentito. Nessuno è intervenuto, non è intervenuto neanche la mamma perché dice che era scioccata. Non ha importanza, voglio dire, non c'è più solidarietà, sì, perché però, la gente sono... è omertosa, non c'è bisogno di andare nella criminalità. Oggi anche la gente comune è omertosa, non partecipa, perché ha paura. Comunque, io ribadisco un principio, diciamo, fondamentale che chiaramente è agevole, tra virgolette, di poter realizzare. Noi abbiamo una progressione costante del fatto che le donne abbiano assunto ruoli direttivi, sicuramente in modo enormemente superiore al passato. E quindi abbiamo una maggior presenza delle donne all'interno dell'impresa, all'interno quindi chi gestisce il potere economico, all'interno della politica, quindi chi gestisce il potere politico, all'interno del Parlamento. Abbiamo una presenza decisamente superiore rispetto al passato. Cioè, tra qualche secondo anno, me gli uomini sono un po' anno, insofferenti a questi successi delle donne. No, su questo e no. E si vendicano anche io, per no, questo. No, sì, io sì, su sì. Questo sono convinto di no. Magari sarò illuso io, nel senso che forse sono sereno da questo punto di vista, quindi forse non ho preoccupazioni. Io vedo di questo la tipo. Donna non nonostante penso. Abbia conquistato nel sociale, nella politica, in tutti questi campi, però rimane poi alla fine vessata dall'uomo. E succedono queste cose, questi femminicidi nel loro tempo non avvenivano. Dico, dando per scontata la superiorità femminile, dando per scontato la maggior capacità di essere illuminato da parte delle donne, diciamo che auspico che nel futuro il maggior movimento possibile per migliorare e quindi ridurre al minimo queste condotte di sopraffazione fisica da parte dell'uomo, perché chiaramente ci saranno sempre, ma lo scopo è ridurre al minimo la loro esistenza, sia che le donne si solidarizzino di più tra di loro, temo che non lo facciano adeguatamente, temo che fa una battuta perché sono sicuro che non lo fanno adeguatamente, e se lo facessero a tutti i livelli non ci sarebbero assolutamente questioni di ribaltare rapidamente e rendere tutto civile. Basta certo. Pensare anche ai modelli scandinavi, faccio un esempio, i modelli scandinavi si arriva fino forse al paradosso, nel senso che si arriva forse a un livello eccessivo, parlo per esempio della violenza sessuale, in cui il dissenso, il no, tra virgolette, è condotta sufficiente a implicare che il no da parte della donna, che il partner si debba soffermare immediatamente, quindi non fare nulla dopo il no, tanto che il mero dissenso, al di là della violenza o altro, provata o non provata, implica la violenza sessuale. Quindi si è arrivati a modelli di questo tipo, che sono modelli nordici, chiaramente diversi dai nostri, si è arrivati a questo modello di questo tipo, in una realtà in cui chiaramente uomo e donna, quei modelli sono in una società di parità assoluta. È evidente che quindi sono dei modelli agevolmente praticabili anche nell'attualità. Ora, ripeto, sono convinto che si arrivi a questi modelli ovunque, perché sono modelli, e certamente un grosso contributo lo possono dare le donne laddove si solidarizzino seriamente, come accadeva una volta, sicuramente più di adesso, e riescano, visto che hanno anche dei ruoli di potere significativi ormai, riescano a muoversi e diciamo, attivarsi nei loro sforzi anche in questa direzione. Lei si augura questo? Io, no, io tornando sicuro. Al discorso sono sicuro di nel prima, senso che sono convinto che ciò accada, ma spero di vederlo e spero di essere io vivo. Io invece mi ricollego alla domanda che le ho fatto prima circa la riduzione degli anni di coloro che avrebbero, siamo partiti da lì, siamo un po' lontani, vero? Ci siamo allontanati un po', non ha importanza, è sempre piacevole ascoltarla. Io invece mi auguro che rimangano in carcere e si butti la chiave via.
e non ci siano più queste riduzioni. Io non comprendo la legge, allora, non comprendo voglio tutte queste cose, mai nessuno... le tempeste d'amore, allora, io premesso, non voglio sentire nulla, è sempre una donna che viene strangolata e deve stare in carcere, premesso... anche se lui si rende conto che ha ucciso, è bello sforzo che fa, deve che... stare dove deve stare. Premesso che sono d'accordo sul fatto che vi sia una retribuzione, una retribuzione che la pena rappresenti anche la retribuzione del male fatto, perché è previsto dalla Costituzione che la pena anche ha una finalità retributiva, però non voglio mai sentire nessuno dire di gettare le chiavi, perché la pena ha una finalità rieducativa. Sì, quindi ma che le cosa chiavi si deve come non è lei non pensa è... si possa rieducare un soggetto che strangola la moglie e toglie la mamma ai propri figli? Secondo lei si può rieducare? Si può rieducare, certamente, sì. Si può rieducare, può rieducarsi stando in carcere, ovviamente, sia chiaro, non è voglio rieducarlo e toglierlo dal carcere, sono anche misure dopo tanti anni che consentono anche di uscire dal carcere per periodi di tempo breve, ovvero per periodi di tempo certamente, durante la giornata, ma di sicuro una persona rieducata in carcere o in parte in carcere dopo tanti anni può fare molto 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 per la società divulgando quelli che sono le condotte, divulgando e comunicando la loro e la sua esperienza considerandola assolutamente fallimentare e quindi dando voce ad una persona che viene dall'esperienza diretta e che spiega, potenzialmente spiega, l'assurdità di questo percorso, soprattutto sottolineando i pericoli legati alle ragioni per le quali vengono attuati questi comportamenti, perché poi alla fine questi sono comportamenti dimostrativi dell'essere uomo animale e sono comportamenti primitivi fondamentalmente, certo. Quindi che sono presenti in modo innato nell'uomo perché sono legati alla caratteristica dell'animale certamente. Umano. Se lei permette un attimo di sì, interrompere. Prego.